Pronto, Roma? Le squadre stanno entrando adesso. E appena volete potremo cominciare, eh? La posta in palio tra Italia e Germania è la finale del Mondiale 1970. Gli azzurri arrivano all'incontro dell'Azteca, che si annuncia pieno, con l'armonia e la serenità di chi ha ottenuto un rassicurante 4-1 sul Messico. Finalmente si è vista un'ipotesi di gioco e il dualismo tra Mazzola e Rivera ha trovato nella staffetta una soluzione riuscita, almeno la prima volta. Ognuno dei due gioca un tempo, ma non è detto che contro i tedeschi Valcareggi utilizzi la stessa soluzione. Ascoltatori italiani, buonasera. In diretta via satellite dal Messico. La nazionale italiana, con le belle precedenti prove, specialmente con la partita contro il Messico nei quarti di finale, ha conquistato il diritto di disputare allo Stadio Azteca la semifinale per il campionato del mondo. La maggioranza dei critici neutrali dà vittoriosa la Germania e tecnicamente questo è anche spiegabile. La Germania ha vinto un girone rivelatosi assai duro. La Germania ha rimontato uno svantaggio di 2 gol all'Inghilterra. La Germania si è sempre fatta onore nella rimessa. Bisogna dare tutto, questa è la parola d'ordine. E bisogna stare attenti al faro del centrocampo, Beckenbauer, e all'esperto attaccante Söller. Solo così si può vincere. Albertosi, Burgnich e Facchetti. Bertini, Rosato, Cera. Domenghini, Mazzola, Boninsegna, De Sisti, Riva. È cominciata la semifinale tra Italia e Germania. È De Sisti che ha la palla. Questi è Burgnich, ecco Domenghini alla destra. L'Italia parte spavalda, con Burgnich che imposta l'azione. Il primo movimento d'attacco è interessante. La sponda di Boninsegna cerca di favorire il taglio di Domenghini, bloccato dalla chiusura tempestiva di Overath. Torna la palla De Sisti. Servito Boninsegna. Boninsegna che ha saltato Schnellinger. Traversone di Boninsegna verso Riva. Colpo di testa di Riva. Facchetti in area, anticipato da Fox. Sul fronte azzurro il libero è Cera, coadiuvato dai difensori Rosato e Burgnich. Le fasce sono coperte da destra da Domenghini e a sinistra da Facchetti. Bertini e De Sisti sono gli interni ed hanno spazio e tempo per impostare il gioco con tranquillità, mentre Mazzola si muove a ridosso delle punte, Boninsegna e Riva, servito quasi sempre sulla corsa per sfruttare la sua potente accelerazione. Il lancio di De Sisti, Riva è scattato in un attimo di ritardo. Boninsegna. Boninsegna. Ancora Boninsegna, tiro. Rete Boninsegna. Boninsegna ha segnato. Uno splendido tiro di Boninsegna di sinistro dal limite dell'area. Boninsegna, 8° minuto. Italia 1, Germania 0. Beckenbauer sulla palla, Müller, esce Albertosi, tocca la palla e la devia in calcio d'angolo. L'Italia gioca sotto ritmo per prevenire una ripresa dei tedeschi. Boninsegna lancia Domenghini, ecco il nostro contropiede, tiro di Domenghini sul fondo. Il fosforo è tutto nel duello Mazzola e Beckenbauer, che si fronteggiano in mezzo al campo quasi con una forma di rispetto referenziale, tanto che sia il Baffo sia il Kaiser riescono a ricevere palla e smistarla nella massima libertà. Vediamo avanzare Beckenbauer. Beckenbauer colpisce involontariamente Zeller nel suo passaggio verso Müller, poi ha liberato Bertini, ecco l'attacco di Mazzola. Il passaggio arriva. Il capitano teutonico decide di cambiare ritmo. Saltato facilmente Mazzola, deve uscire Cera, che sbaglia nettamente il tempo dell'intervento. È Facchetti allora a tagliarne la traiettoria, rischiando il fallo da rigore. Recupera Facchetti, va a terra Beckenbauer, la palla sul fondo. Tocca corto per Beckenbauer. Va a terra Beckenbauer sul fallo di Mazzola. Calcio di punizione in favore dei tedeschi.
negli spazi piuttosto ampi della metà campo. Beckenbauer si libera sempre con uno scatto bruciante. Beckenbauer, Müller, il passaggio a Fox che tira sull'intervento di Burgnich e palla sul fondo. L'Italia soffre un po' il possesso palla degli avversari, ma sembra avere più soluzioni e più imprevedibilità negli ultimi 30 metri. Dopo una combinazione stretta a Riva dei Sisti, è Domenghini a recuperare palla e ad andare a tentare il tiro dalla distanza. Domenghini, tiro a sorpresa e Maier spara, recupera ancora Overath, ribatte Rosato, palla fuori area, Pasche, un insistente attacco tedesco sulla sinistra, Leur, traversone di Leur in area, Müller, e mentre sta per tirare Uwe Seeler con grande prontezza di spirito, Bertini in spaccata devia in calcio d'angolo. La palla è lunga per De Sisti, è una fase in cui la squadra tedesca sta spingendo a fondo. Pasche, tiro, Müller, tiro, palla che sfiora il palo di Albertosi e termina sul fondo sul tiro di Müller. Poi ecco in azione Grabowski che tira da lontano, un pallone che ha sfiorato involontariamente Bertini e che Albertosi se l'è visto spiovere davanti alla porta e con un gran colpo di reni l'ha deviato in calcio d'angolo. Dopo un buon avvio, col passare dei minuti, gli azzurri regalano troppi metri ai tedeschi, tanto che si iniziano a vedere molti recuperi affannosi dentro la propria area di rigore, ben 13 negli ultimi 10 minuti di gioco. De Sisti cerca l'appoggio delle punte per dare respiro alla difesa. I mancini, Riva e Boninsegna, cercano di tenere palla, ma Fuchs e Schulz montano marcature molto aggressive, facendo ricorso anche al tackle scivolato e al fallo da dietro. Finge di passare ad Albertosi, scatta in avanti Müller, Bertini, allora lancia Boninsegna in posizione della destra. Boninsegna e Schulz, si rinnova questo duello di forza. Boninsegna, Mazzola, ma l'arbitro aveva fischiato, ignorando il vantaggio, la punizione a nostro favore. Ecco il tiro di Riva, ribattuto dalla barriera. Poi tira Bertini, parata di Maier, tiro fortissimo, teso di Bertini sulla palla ribattuto dalla barriera. Mazzola, arriva, tiro ribattuto dalla barriera, Burgnich ha allontanato Schulz. Ma l'arbitro ha fermato il gioco, non sappiamo se è per la fine del primo tempo, sì è per la fine del primo tempo. Il primo tempo termina quindi in vantaggio dell'Italia per 1-0 con il gol segnato da Boninsegna all'ottavo minuto. Dopo i primi 45 minuti di gara, complessivamente l'Italia legittima il vantaggio con un maggior numero di tiri, dei quali 5 verso la porta avversaria contro 2 dei tedeschi.